Un grande festival della cucina italiana, dei sapori genuini e delle eccellenze enogastronomiche esaltati dalla passione e dall'abile esperienza ai fornelli di chef stellati. Compie 20 anni il Brodetto Fest, l'evento dedicato al piatto simbolo dell'Adriatico, che quest'anno torna con un grande programma nelle giornate del 9, 10 e 11 settembre sul lungomare Simonetti del Lido di Fano. Questa mattina, sul terzo quadro del Molo di Ponente, sono stati presentati gli appuntamenti che spaziano dai talk ai cooking show, all'uscita in barca con il professor Piccinetti, Brodetto & Kids, il progetto ludico creativo dedicato ai più piccoli, per concludere con l'angolo innovativo sulla moretta con la sfida della bevanda più gustosa. In questi 3 giorni ci sono delle novità, abbiamo dovuto lavorare con cautela insieme all'organizzazione del festival perché non siamo sicuramente ancora fuori dalla pandemia. Credo che una delle novità più importanti di quest'anno tornerà il palco centrale e il brodetto verrà fatto dai pescatori direttamente, perciò chiaramente non andremo a ostacolare il lavoro dei ristoratori, questo assolutamente, nessuna concorrenza, però almeno una specie di street food o assaggio di brodetto quest'anno sarà al Lido, perciò abbiamo pensato anche a tutte quelle persone che non abitualmente vanno al ristorante, avranno la possibilità di venire al Lido, assistere a dei interessanti talk show, cooking show di grandi chef. Oltre a questo avranno la possibilità di tornare ad assaggiare il brodetto fanese fatto dai pescatori. Io invito chi volesse vedere il programma del festival ad andare sui social, alla voce Brodetto Fest trova tutto quello che vuole e tutto il programma, che è molto ricco, abbondante e molto ampio. E poi il ritorno della pizza al brodetto e l'arrivo delle star della cucina che hanno fatto la storia, che proporranno diversi menù a base di pesce. Inoltre ci sarà l'opportunità per i visitatori di gustare il piatto simbolo in decine di ristoranti della città al costo di 20 euro. Ma è un evento un po' per tutti i gusti, perché si parla di cucina, si parla di zuppe, ma si parla di vino, si parla di iniziative artistiche, musicali, quindi c'è un po' di tutto ed è quello che mi piace sottolineare, però, che è una manifestazione che anno dopo anno cresce, che sa mettere tutti insieme e coinvolge la città, coinvolge i ristoratori, insomma coinvolge un indotto che è legato in qualche modo con il mare e soprattutto è raccontare noi stessi, raccontare il nostro rapporto con la nostra tradizione marinara, il nostro rapporto con il mare e con la pesca. Attesi al festival anche tante star della TV come Gianmarco Tognazzi, Alessandro Cecchi Paone, Federico Quaranta e Vinicio Marchioni. Infine, durante l'evento sarà possibile visitare i luoghi caratteristici fanesi attraverso l'iniziativa Fano Marinara. Quindi la possibilità di un tour guidato e di visita al nostro porto e alle tradizioni marinare. Tra l'altro durante il Festival del Prodetto ci sarà una novità rispetto a questo tour, perché ci sarà un mezzo con dei video che racconteranno questo particolare luogo e questa particolare tradizione della nostra città, e sempre all'interno del Brodetto presenteremo un altro progetto, un altro cluster della nostra città che fanno gastronomica, e sarà una rete dei ristoranti del mare che vogliono valorizzare il pescato dell'Adriatico, le nostre tradizioni, quindi la possibilità di inquadrare dei ristoratori, dei cuochi e le possibilità per i nostri turisti, ma anche per i cittadini della nostra città, di andare in dei locali che insomma avranno un mare di tutela per le nostre tradizioni.